Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, torniamo a parlare degli amici di Fujifilm che questa volta mi hanno mandato la Instax Mini Link 3, ovvero una stampante Bluetooth che ci permetterà di stampare questa volta non le foto che facciamo con le nostre macchine fotografiche istantanee, ma possiamo prendere le foto dai nostri cellulari, collegarli ovviamente alla stampante e quindi potremo stampare tutte le foto che vogliamo in completa autonomia. Diciamo che il tipo di pellicola è esattamente la stessa che abbiamo visto in precedenza, per la Instax Mini, fondamentalmente, quindi niente di nuovo, per cui a questo punto andiamo a fare l'unboxing, così vediamo cosa c'è nella confezione, come si configura e ovviamente come funziona. Allora, iniziamo ovviamente aprendo la confezione della nostra Instax Mini Link 3 e vi faccio subito notare che qui all'interno della scatola trovate due QR code che servono per scaricare ovviamente le app per Android e per iOS. Nel mio caso sapete che sono un utilizzatore di iOS, quindi dopo la metterò su un iPhone. Allora, troviamo qui il cavetto di ricarica che da una parte è USB-A, dall'altra parte è USB-C. Allora, troviamo ovviamente la nostra stampante che adesso andiamo a visionare e poi c'è anche il libretto di istruzioni, che onestamente dubito che nessuno leggerà, perché questi prodotti ormai sono talmente fatti bene e talmente intuitivi che onestamente non serve assolutamente leggere nulla. Allora, qui potete vedere benissimo il logo di Instax, abbiamo qui questo adesivo da rimuovere che va a coprire, diciamo, la bocchetta di fuoriuscita della pellicola, che adesso andiamo a mettere. Poi abbiamo qui il pulsante di accensione, vediamo se questo si muove. No, qui abbiamo uno sportellino con la presa di ricarica, e chiaramente abbiamo qui il vano della pellicola che si apre molto facilmente con questo interruttorino, diciamo. Allora, andiamo ad aprire la pellicola che abbiamo, come vi ho già detto prima, già visto nei precedenti video, diciamo, di questi prodotti di Fujifilm, ma l'andiamo a fare anche questa volta. Allora, ammesso che io riesca ad aprirla, ok, qui c'è questa linguettina per aprirla. Dobbiamo fare attenzione al colore giallo che va fatto corrispondere con questo. Diciamo che giallo su bianco si vede effettivamente poco, però fidatevi che qui c'è. Quindi andiamo ad inserire la pellicola in questo modo e possiamo chiudere lo sportellino. Quindi, andando ad accendere, ammesso che sia carica, adesso lo verifichiamo, se no la carico, dovrebbe poi uscire la prima, diciamo, parte di protezione della pellicola. Allora, mi sembra scarica, quindi la carico e poi procediamo. Per cui, allora, adesso andiamo ad accenderla, come vedete, tenendo premuto ora si accende e andiamo a verificare come funziona collegandola con l'app. Ovviamente, vi ricordo che l'app la potete scaricare tramite il QR code che sta nella confezione, per cui possiamo passare direttamente sull'app e cominciare a vedere come si comporta. Ovviamente vi faccio vedere anche che riaprendo e richiudendo lo sportello, una volta che è accesa, viene estratta anche questa parte di protezione che sta a chiudere fondamentalmente la pellicola. Per cui passiamo sull'app. Allora, eccoci qui direttamente sull'app. Ho preferito metterla a video in modo tale che si vede meglio. E andiamo subito a provare questo collage print che ci dà la possibilità di creare un collage fondamentalmente con alcune delle nostre foto. Ad esempio, io vado a provare questa, dove posso scegliere chiaramente tra le mie foto dei momenti interessanti e posso andare a stamparli. Quindi ho creato questo collage e voglio andare a stamparlo. Vediamo un attimo se adesso esce. Vediamo un attimino, qui mi dice stampa in corso. Vediamo, eccola qui.
sta trasmettendo la stampa e come vedete ecco qui la nostra foto che esce. Allora, ovviamente adesso attenderemo qualche istante, dopodiché andiamo a vedere come è venuta la foto, così da poter procedere. Allora, mentre si sviluppa l'altra foto, andiamo a provare quest'altra funzionalità che è Click to Collage, che ci dà ad esempio la possibilità di creare un collage con foto che scattiamo in tempo reale. Andiamo a provarlo. Quindi scatta questa, poi così, poi così, e poi così, e poi di nuovo così. Ancora, ne vuole fare un'altra, perfetto, e va a creare, come vedete, questo collage veramente bello. Io la vado a stampare e quindi abbiamo creato in tempo reale un collage che ovviamente possiamo subito stampare. Sta uscendo, come vedete c'è scritto sull'app stampa in corso, e qui andiamo a sviluppare la nostra foto. L'abbiamo, eccola qui, la prendiamo. Nel frattempo la foto dei cigni è quasi pronta, più o meno, ancora non è proprio pronta, però in generale sta avvenendo tutto molto bene, quindi procediamo e vediamo le altre funzioni di questa app veramente carina. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di stampare semplicemente le foto della nostra rubrica, quindi basta premere qui su Simple Print e abbiamo accesso alle nostre foto. Quindi semplicemente io ne scelgo una a caso, vediamo un attimo quale foto posso stampare, ad esempio questa mia foto mentre leggo Topolino, e la vado a stampare immediatamente. Vediamo che la stampante si prepara e inizia la produzione. Eccola qui. Allora aspettiamo e verifichiamo. Perfetto, eccola qua. La mettiamo via, poi chiaramente le foto le vedremo tutte alla fine in modo tale che siano completamente sviluppate. Mentre per andare a vedere, diciamo, una delle ultime funzionalità, una delle ancora più interessanti, abbiamo la Instax Camera, che ci fa fondamentalmente avere la possibilità di inquadrare direttamente con il telefono quello che vogliamo fotografare. Quindi io posso stampare una foto di una foto di base che vado a scattare in real time col telefono. Allora ci riprovo un attimo perché intanto aveva iniziato a fare uno zoom non richiesto, quindi io vado così a scattare la foto del mio studio e la vado a stampare. Vedete che adesso dovrebbe arrivare, e una volta che anche questa sarà sviluppata direi che possiamo concludere questo test, che diciamo secondo me è stato più che soddisfacente. Questa app è veramente carina e ricca di tante cose divertenti da poter fare, quindi andiamo così a trarre le conclusioni insieme. E queste sono le foto che ho scattato e sono assolutamente soddisfatto, sono venute tutte molto bene, quindi super super contento. Per cui questa Instax Mini Link 3 è promossa a pieni voti. Sono veramente contento di come funziona, perché diciamo è un prodotto che valorizza di base la foto, che in questi anni sta diventando sempre meno importante per noi. È sempre e solo relegata ai cellulari o agli hard disk, e se Dio non volesse dovessimo perdere, diciamo, la funzionalità sia del nostro telefono che dell'hard disk, perderemmo tutto. Invece poter stampare fisicamente le foto credo e ritengo che sia sempre molto importante per preservarle, quindi questa è veramente un'ottima occasione e opportunità secondo me da cogliere. Quindi in descrizione vi lascerò il link per poter valutare questo prodotto, e secondo me ne vale veramente la pena, anche perché ha un prezzo piuttosto irrisorio. Il costo delle pellicole è comunque sempre lo stesso, quindi più o meno ci aggiriamo su 90 centesimi o un euro a foto, che non sono pochi, ma da persone coscienziose quali siamo andremo a stampare solo foto veramente importanti. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto questo video, e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video.
Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!